Buonasera a tutti e grazie per essere qui presenti. Allora, l'associazione Agiamo è un'associazione socioculturale che è presieduta dall'ingegner Ciro Pappalardo. La sua struttura è formata da una matrice centrale che poi si disloga con altre associazioni sul territorio. Diciamo che quindi su Manfredonia abbiamo Agiamo Manfredonia, il quale io sono il presidente. E altre associazioni che verranno create naturalmente conserveranno il nome Agiamo e verrà poi susseguito dal nome della città nella quale verranno costituite. Come associazione socioculturale ci occupiamo di promuovere iniziative di carattere artistico, culturale, sportivo e sposare e promuovere temi di interesse della comunità. Diciamo che attualmente ci sono parecchie persone, soggetti che vogliono iscriversi a questa associazione, infatti siamo stati contattati da professionisti, commercianti, imprenditori, gente comune che vuole iscriversi al fine di portare attivamente il proprio lavoro all'interno dell'associazione. Come associazione abbiamo anche una nostra visione politica a riguardo e dico che in questo caso noi sposeremo pienamente la candidatura di Mario Conca presidente alla regione. Lo appoggeremo con tutte le nostre forze e proporremo anche un candidato sul territorio. Mario Conca è stato sempre una persona presente sia sul territorio sia con il nostro gruppo di lavoro. È stata una persona che si è speso parecchio e si è battuto in prima linea. Niente, quindi speriamo che tutto vada per il meglio. Ora io passo la parola all'onorevole Antonio Tasso, vicepresidente gruppo misto MAIE della Camera dei Deputati, dove è un personaggio attivo del nostro progetto ed è più in vista. Prego. Grazie Presidente. Allora, intanto io sono membro di Agiamo e sono onorato di esserlo. E sono soprattutto felice che attorno a questo progetto si sia raccolta un certo numero di soggetti di grande qualità. Alcuni hanno un'esperienza politica pregressa che abbiamo condiviso anche nella precedente consigliatura amministrativa qui a Manfredonia. Altri si sono avvicinati e altri si avvicineranno. In realtà noi aspettavamo questo momento, ma ce ne saranno altri, per ufficializzare intanto la nascita di Agiamo, che è già concretamente presente da diverso tempo. Però non è stata data, a causa dell'emergenza Covid, non è stata data quell'ufficialità popolare che naturalmente un'associazione del genere, che ha anche delle ambizioni e ambizioni che non nascondiamo, avrebbe dovuto avere. Questa cosa avverrà molto presto, anche perché cogliamo l'occasione di queste regionali, di questa competizione regionale, per poter esprimere tutto il nostro potenziale organizzativo, politico e soprattutto operativo. Negli scorsi giorni, diciamo, mi ha fatto piacere leggere che siamo stati spesso presenti sulle testate locali con delle notizie. Noi, come ho già detto in un'occasione, anche in un video che ho diffuso sulla mia pagina, io sono sempre felice, sono lusingato che la stampa, come dire, si occupi di noi, perché evidentemente se lo fa suscitiamo interesse e questo ci fa molto piacere, significa che la nostra azione non è anonima. È un'azione che comunque desta curiosità e di conseguenza interesse. Io spero positivamente, perché naturalmente tutto quello che facciamo ha un unico obiettivo, il bene comune, il bene della cittadinanza e la realizzazione, il perseguimento di traguardi che noi ci siamo già prefissi tempo fa quando siamo scesi in politica. Noi in realtà non siamo dei politici di professione. Noi siamo persone che hanno un loro passato lavorativo, ce l'hanno ancora e avranno anche un futuro lavorativo. Siamo semplicemente prestati alla politica, siamo scesi sul campo di battaglia
quando ci siamo resi conto che probabilmente c'era bisogno anche di dare una mano per rinnovare determinati quadri, rinnovare determinate azioni, rinnovare determinati obiettivi che la cittadinanza, per quanto riguarda la nostra azione locale, quindi la cittadinanza di Manfredonia doveva avere, ma nel mio caso, che insomma chi ha il piacere di seguirmi e mi onora con la sua attenzione, quindi lo saprà, nella mia azione nazionale o comunque territoriale ovviamente è estesa a tutto il territorio provinciale, ma quando è il caso, e voi diciamo ne avrete avuto contezza soprattutto nella nuova legge di decreto rilancio, quando è il caso anche con obiettivi nazionali. Non è un caso che ho avuto il piacere di realizzare qualche cosa per una categoria di lavoratori che mi avevano chiesto delle istanze, pertanto alcuni miei emendamenti sono diventati un articolo di legge, di questo sono molto soddisfatto. Ecco, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che tutta la nostra azione, quindi ritorniamo al punto di partenza, è protesa al raggiungimento della soddisfazione dei cittadini, della soddisfazione della società e soprattutto mettere in campo quella politica di servizio che probabilmente qualcuno ha dimenticato, ma che noi vogliamo rinnovare nelle nostre azioni e nei nostri intendimenti. Piccolo passo indietro, ho letto di candidati, ormai si dava per certo questo candidato piuttosto che quell'altro, così. Io voglio ribadire una cosa agli amici della stampa, che ripeto ancora, io rispetto e sono grato per le attenzioni che ci dedicano. Noi siamo sempre a disposizione per qualsiasi interlocuzione. Quando c'è qualche dubbio, qualche curiosità, qualche domanda da fare, noi rispondiamo sempre veramente molto sinceramente, lo abbiamo dimostrato, questo magari per evitare che si diffondano delle notizie che non hanno fondamento, però l'ho anche dichiarato, è il gioco delle parti, va bene così, e quindi continuiamo ad apprezzare il lavoro che gli amici della carta stampata fanno, e approfitto per salutare il presidente di Agiamo, voglio dire Agiamo Madre, che è un po' il capo dei cosiddetti probiviri della nostra associazione, che è l'ingegner Ciro Pappalardo, che qualcuno diciamo qualche volta disse che non eravamo più in sintonia, però invece proprio per questo evidentemente lo abbiamo poi eletto presidente, ma perché c'è gente con grande qualità che abbiamo raccolto diciamo attorno a questo progetto. Ora, perché Mario Conca? Piccolo inciso e poi passiamo direttamente al clou della questione. Perché Mario Conca? Perché noi con Mario Conca ci siamo sempre interfacciati. Addirittura prima ancora della mia elezione, Mario Conca come consigliere regionale è stato sempre presente quando noi abbiamo sottoposto a lui, appunto come rappresentante regionale istituzionale, tutte le istanze del territorio, quindi per tutte le categorie, per i pescatori, per quanto riguarda la portualità, per quanto riguarda anche la vicenda Energas, lo abbiamo sempre interpellato per quello che era di sua competenza. Insomma, Mario Conca per noi c'è sempre stato, e dopo la mia elezione abbiamo costituito un asse di ferro fra la Regione e Roma praticamente, dove Mario portava avanti le istanze regionali e io portavo avanti le istanze di competenza nazionale, e naturalmente questo filo rosso che ci ha accomunati non poteva certo rompersi in un momento così importante come questa consultazione regionale. Per cui quando Mario, per le vicissitudini che tutti sapete, ma sulle quali non ritornerò perché francamente non mi interessa, adesso abbiamo messo un punto al passato e guardiamo in maniera decisa verso il futuro, quando Mario mi ha comunicato la sua intenzione di candidarsi come governatore della Regione Puglia, ha trovato in me e nel nostro gruppo i suoi principali sostenitori. Noi manteniamo fede alle parole che diamo, noi manteniamo fede ai nostri intendimenti, questo vale per Mario, ma varrà anche per i cittadini di Manfredonia, i cittadini del territorio, quando si arriverà anche
a dover esprimere evidentemente il proprio sostegno per altri progetti che noi vi sottoporremo. E quindi Mario Conca è il nostro candidato governatore alla Regione Puglia, e dal momento che in provincia di Foggia, per le normative elettorali regionali, vanno espressi 8 candidati, essendo il sottoscritto il responsabile provinciale di Foggia, io ho dato ampio potere di scelta alle altre località, Foggia, San Giovanni, piuttosto che Lucera, piuttosto che l'Alto Gargano, piuttosto che Cerignola. Quindi alla fine andremo a condensare e a mettere insieme le scelte che si sono fatti sui territori. Ma per Manfredonia naturalmente abbiamo voluto esprimere una nostra candidatura, una persona che a nostro parere, perché è una scelta che abbiamo fatto già da tempo, non è una cosa che è venuta all'improvviso, è una scelta ponderata, una scelta che abbiamo fatto con convinzione, perché abbiamo valutato le capacità di questa persona. Ma attenzione, questa persona in questa competizione elettorale abbiamo ritenuto che fosse la persona giusta, ma la nostra azione vede tante sfide da adesso a quando sarà il momento di esprimersi per altre cose, e abbiamo le persone giuste anche per le altre sfide. Cioè il nostro progetto non nasce casualmente, è un progetto che stiamo studiando, ci stiamo confrontando, ed è un progetto che avrà, a nostro parere, le persone giuste al momento giusto. Ora è il momento delle regionali, Manfredonia esprime una candidatura e io vorrei adesso mostrarvi chi è il nome, chi è il volto del candidato o della candidata di Manfredonia nella lista Mario Conca Presidente. È una novità per tutti, nessuno lo avrebbe probabilmente mai immaginato, però la nostra candidata è Anna Maria Vitulano. Che prego di raggiungermi, quindi un colpo di scena forse, perché siamo stati bravi, diciamo che siamo stati bravi, ma perché guardate, quando ci sono delle strategie da mettere in atto, la cosa più importante è la fiducia tra tutti i componenti di un gruppo. Evidentemente questa fiducia e questa capacità alla riservatezza è stata massima, perché noi siamo riusciti, in un mondo dove la comunicazione va molto veloce, noi siamo riusciti a tenere riservato il nome di Anna Maria, che da un po' di tempo è una mia collaboratrice, una mia valente collaboratrice, ma come tra le altre cose sono collaboratori e valenti collaboratori tutti quelli che sono in questa stanza, chi si occupa della comunicazione, chi si occupa dell'aspetto tecnico, chi si occupa della segreteria, chi si occupa poi di essere, voglio dire, ai vertici di un'associazione, ai vertici di una organizzazione, e vedo in fondo diversi amici che poi ci daranno anche una mano a diffondere il nostro messaggio, un messaggio che poi, se lo riterrete opportuno, voi che appoggerete, sosterrete, altrimenti, voglio dire, eventualmente trarrete le vostre conclusioni. Anna Maria, allora, siamo stati bravi fino alla fine a mantenere riservato. Non so se siamo qualcosa, contenti. Forse qualcuno l'ha intuito, non lo so. Non lo so, però non ha importanza. Adesso sì. Allora, Anna Maria Vitulano, o meglio Marianna, detta Anna Maria Vitulano, è la nostra candidata per quanto riguarda la lista Mario Cittadini Pugliesi, Mario Conca Presidente. A te. Vai Anna. Grazie mille a tutti. Allora, no, non era perché stavamo facendo una caccia al tesoro, è che in effetti, per una sorta anche di correttezza nei confronti di altri candidati che si stanno preparando sul territorio, abbiamo un tantino posticipato questa presentazione ufficiale, e adesso abbiamo ritenuto, insomma, che fossero maturi i tempi, quindi qualche, insomma, mi fa anche onore qualche corsa in avanti che è stata fatta nei confronti di altri amici, di collaboratori, insomma, per questa candidatura. Io
posso dirvi, intanto ci ho riflettuto anch'io, a me è stata fatta e mi sento onorata che di questa scelta caduta su di me. Ovviamente mi hanno chiesto se me la sentissi di fare. Il mio impegno per queste consultazioni regionali, lo voglio dire, è una decisione che poggia su tre capisaldi. La valutazione e il bilancio di ciò che è stato fatto in passato e fino ad oggi a Manfredonia e in provincia. E in questo vale la nostra visione che non si ferma a queste regionali, ma che è già proiettatissima su altri campi di battaglia. E in primis c'è sono le nostre amministrative. Poi c'è la consapevolezza del tanto che ancora è necessario fare e poi c'è un senso di responsabilità. Tre ragioni che aprono la finestra su riflessioni ovviamente piuttosto articolate che in questa sede io tratteggerò molto a grandi linee, ma che avremo modo nei prossimi giorni di sviscerare e di chiarire punto per punto. La mia professione, quella appunto di giornalista pubblicista e corrispondente da oltre 20 anni della Gazzetta del Mezzogiorno, ma anche di operatore della comunicazione, mi ha permesso indubbiamente di conoscere il territorio molto più approfonditamente. Manfredonia, nelle sue dinamiche, nei suoi risvolti sociali, amministrativi, lavorativi, insomma, e poi anche un po' tutta la provincia di Foggia. Occupandomi direttamente e soprattutto in questi quasi 2 anni, 1 anno e mezzo di collaborazione al fianco di Antonio Tasso, seguendolo nella sua attività per il territorio e sul territorio, e quindi che lo porta costantemente a seguire varie realtà. Io ho tracciato anche alcuni, ma devo dire che c'è tanto, veramente tanto da fare, alcuni punti che noi abbiamo intenzione di seguire col fiato sul collo in regione, e per questo abbiamo bisogno del supporto di tutta la città, perché ovviamente è una questione di fiducia e va espressa nell'urna elettorale. Noi ci vogliamo occupare dell'ospedale di Manfredonia. Io l'ho fatto tante volte in questi anni sulle pagine della Gazzetta e anche su altri quotidiani online. Vogliamo occuparci di Manfredonia, abbiamo spinto diverse volte sulle problematiche di questo benedetto ospedale. Ovviamente come giornalisti è vero che esercitiamo un potere, però non abbiamo né facoltà di legiferare né di far applicare, di far seguire insomma le leggi. Allora noi vogliamo occuparci dell'ospedale di Manfredonia, del potenziamento dei reparti, del ritorno del punto nascita e del rafforzamento della medicina territoriale. Allora il ritorno del punto nascita, che non è, e lo spiegheremo poi più ampiamente nei prossimi giorni, non è una chimera. Il servizio 118, e anche questo per me è stato un tema che ho seguito costantemente. C'è il completamento della internalizzazione delle postazioni, bisogna rimuovere il bubbone del precariato in questo settore, che riguarda tanto i medici quanto gli infermieri quanto gli autisti soccorritori. E poi c'è la questione AREU, che significa Azienda Regionale di Emergenza Urgenza, che è partita in altre regioni, è partita in Lombardia come progetto pilota da diversi anni, che quindi fa scuola, ma che in Puglia non solo non è partita l'AREU, ma non partirà mai, perlomeno non in questi termini, perché il modello pugliese, manco a dirlo, è inapplicabile, in particolare per i costi che sono stati fatti. Ci vogliamo occupare della tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia, non perché vogliamo occuparci del treno soltanto, che ci permetta tra l'altro di fare lo stesso percorso in breve tempo, ma bisogna ridurre sensibilmente il traffico giornaliero di autobus e abbassare i tempi di percorrenza per una mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale. Trasferire arrivi, soste e partenze alla stazione Manfredonia Ovest.
per questo possiamo anche e dobbiamo impegnarci tutti quanti a ottenere la rimodulazione dei 50 milioni di euro già stanziati per l'irrealizzabile treno tram, operazione non portata a conclusione, ennesimo esempio di spreco del pubblico denaro. Ci occuperemo del servizio antincendio boschivo, delle prospettive occupazionali in questo settore e dei nuovi investimenti nelle tecnologie spaziali per il telerilevamento, che sono indispensabili. E poi c'è la questione Airgas, e qui c'è da aprire tutto un capitolo che poi è da sviluppare anche a puntate, ma ci andremo tosti su questa cosa. La questione Airgas che non è affatto conclusa. C'è il recupero e la valorizzazione dell'intera area dell'idroscalo Ivo Monti in località San Nicola in Buti a Cagnano Varano. Ci sono spazi per occuparsi anche di strade e di scuole. Saremo al fianco della provincia per le scuole e anche del governo per quanto riguarda scuole e strade per l'assegnazione dei fondi CIS. Per le scuole una nostra idea è quella per esempio di costituire una task force per l'intercettazione di finanziamenti e sostenere anche in questo caso l'ente provinciale per gli interventi, che è molto attiva negli interventi di manutenzione programmata, perché evitano la procedura d'urgenza e quindi producono un risparmio di tempo e denaro. Ci sono poi le infrastrutture portuali e le aree industriali. Quante volte abbiamo sentito parlare di questi argomenti? Tantissime. Fino a non credere più a niente e a nessuno, fino, oserei dire, anche a riderci sopra, a farci le battute. Io stessa ho scritto di queste cose fino allo sfinimento e ho scritto dell'abbandono di queste opere. E quindi siamo ad un bivio: o vi si rinuncia o si combatte per ottenere quello che il nostro territorio merita. Il traffico marittimo è in espansione e vederci sfuggire ancora una volta, e probabilmente l'ultima, questa occasione sarebbe imperdonabile. Turismo e lancio del brand Gargano e Daunia, un argomento che sta particolarmente a cuore anche a questa associazione. Abbiamo già cominciato a lavorare da tempo a questa idea. E tra l'altro mi fa piacere ricordare un evento che ha portato in Parlamento l'onorevole Tasso con tutta una produzione che ancora se la ricordano, no? Tutta la produzione locale di prodotti vini e anche prodotti alimentari di Gargano e Daunia, passando poi per la piana Ufantina. E per questo bisogna elaborare un progetto strutturato e condiviso. Abbiamo promosso a Manfredonia un tavolo della cultura che vogliamo estendere a tutta la provincia, che ha riscosso un'attenzione e una partecipazione molto interessante. Vogliamo accompagnare le richieste e far conseguire il riconoscimento di DOP, IGP e STG per diversi prodotti locali. A noi, per il tramite di Antonio Tasso, in quanto parlamentare e quindi interlocutore privilegiato a Roma, arrivano richieste anche da questo punto di vista. L'ultima, in ordine di tempo, l'olio di peranzana di Torre Maggiore, un olio straordinario, squisito, per il quale vogliono il marchio. Perché farci le battute. Questi marchi cambiano la percezione del prodotto e il suo valore sul mercato, e noi dobbiamo dare questa possibilità ai nostri prodotti. La fiera di Foggia, gli eventi fieristici di Capitanata, per ora è tutto sospeso, però dobbiamo fare di questo vuoto di questi mesi una grande opportunità. Si è parlato in quella sede di finanziamenti regionali per fare del presidio fieristico appunto un grande hub agricolo. È la volta buona che in regione si mandi un interlocutore finalmente motivato. L'aeroporto civile Gino Lisa, una questione, o meglio, una ferita aperta per tutta la popolazione della provincia di Foggia. Siamo stufi di essere presi in giro. La pesca, anche questo è un capitolo importante che tratteremo più diffusamente più avanti. La pesca e la dolorosa questione del nuovo mercato ittico
una delle esperienze più fallimentari della politica locale. Insomma, c'è tanto davvero di cui occuparsi in tutta la provincia. Abbiamo deciso di raccogliere questa sfida e di affrontarla con lo spirito di chi crede nei valori e negli ideali, di chi crede di dover fare qualcosa di concreto per la propria comunità, piuttosto che abbandonarsi alla rassegnazione. E io vi ringrazio se sarete al mio fianco. Allora, c'è un altro piccolo punto nel nostro programma, che, attenzione, non è il libro dei sogni, è un libro dove noi cerchiamo di raccontare la realtà locale, la realtà del nostro territorio. Tutti parlano di questioni territoriali, però noi, a differenza, vogliamo dimostrare di fare delle azioni concrete per questo territorio. Noi credo che abbiamo cominciato a dimostrarlo nella nostra attività di opposizione nella città di Manfredonia. Io penso di essere riuscito a portare alcune istanze che poi sono approdate a dei risultati a livello nazionale, ma soprattutto quello che vorrei sottolineare è che noi siamo sempre aperti ai suggerimenti, e mi rivolgo ad una persona qui presente che io stimo moltissimo e che sono certo che nel corso di questo nostro lavoro ci possa dare tanti suggerimenti, e non è l'unica, ne abbiamo continuamente. Ve ne dico l'ultimo, che neanche Anna Maria poteva sapere, perché è veramente qualcosa di qualche giorno fa. Siamo stati interessati da alcuni produttori e allevatori del Gargano e della foresta, dove vengono fuori dei prodotti eccellenti. Allora, il problema qual è di queste persone, di questi lavoratori? Il problema è che loro non riescono a trasformare in maniera ufficiale il loro prodotto, perché i costi sono esorbitanti. Cioè, un allevatore con le sue, faccio per dire, 50 capre, 10 capi di bovino, eccetera, eccetera, non riescono a sopportare i costi di un sistema produttivo e di trasformazione professionale a un certo livello e di una certa importanza e grandezza. Che cosa siamo andati a trovare, grazie all'aiuto di tanti amici che ci sostengono e ci sosterranno in questo percorso? Esistono dei container di una grandezza di circa 15 metri quadri, più o meno 15-20 metri quadri, del costo irrisorio, parliamo di 15-20 mila euro, ditemi se sbaglio, che sono predisposti per la trasformazione del latte in prodotti, ed è tutto certificato, ed è tutto autorizzato. Quindi a queste persone, secondo un progetto che noi abbiamo, un piano di, tra l'altro, anche cercare di intercettare dei finanziamenti europei, a queste persone si possono dotare di una struttura leggera, agile, che è appunto questo container, per trasformare il loro prodotto e non venderlo più sotto banco al ristorante o alla salumeria occasionale, ma creare un proprio marchio ed esigere il giusto prezzo per un prodotto di qualità. Allora, questa è la politica che noi vogliamo mettere in atto, la politica di servizio, ascoltare quello che arriva dai territori, dalle varie categorie, cercare di recepire queste idee e trasformarle in azioni. E questo è quello che ci caratterizzerà, e ci potete mettere la mano sul fuoco su questo. Poi alle volte ci riusciremo, alle volte non ci riusciremo, sarà difficile, riceveremo delle critiche, ma questo per noi non sarà mai un problema. Quando riceveremo una critica costruttiva, noi cercheremo di trasformarla in una risorsa per la nostra azione. Io credo di aver parlato troppo. Grazie di nuovo.